Buongiorno. Allora, la lezione di oggi è su Ludovico Ariosto e l'Orlando Furioso. Allora, per la vita di Ludovico Ariosto potete controllare anche il vostro libro di testo. Voi vedrete che Ludovico è nato nel 1474 a Reggio Emilia. Suo padre era il comandante della guarnigione locale e lo porta con sé a Ferrara, dove viene introdotto alla corte dei signori d'Este. Qui il giovane Ludovico ha la possibilità di incontrare gli artisti e gli intellettuali del suo tempo. Coltiva la sua passione per la letteratura e per la poesia, anche se il padre lo aveva avviato agli studi di legge. Alla morte del padre si trova costretto a mantenere i suoi 9 fratelli e quindi insomma chiede al signore di Ferrara aiuto e lui gli affida molti incarichi come diplomatico. Quindi lui, Ariosto, si trova a viaggiare per l'Italia e anche fuori. Ed è proprio al signore di Ferrara, Ippolito d'Este, che era un cardinale, che Ludovico Ariosto dedica la sua opera più famosa, l'Orlando Furioso. Quando il cardinale viene nominato vescovo di una città in Ungheria, lui si rifiuta di seguirlo e rimane a Ferrara. Assume poi l'incarico di governatore nella Garfagnana, in Toscana. Quindi con questo incarico lui conclude la sua vita a fianco della donna amata, Alessandra Benucci, e è anche in questo ultimo periodo della sua vita che lui continua a dedicarsi alla rielaborazione dell'Orlando Furioso, che riuscì a vedere pubblicato poco prima della sua morte nel 1533. L'opera principale di Ariosto è l'Orlando Furioso. L'Orlando Furioso è un poema, cioè una lunga composizione in versi composta da 46 canti di ottave. Le ottave sono gruppi di 8 versi endecasillabi. Ariosto inizia a scriverlo tra il 1504 e il 1508, ma ci lavorerà per tutta la sua vita. Abbiamo visto che l'ultima edizione è del 1533. È composto inizialmente di 40 canti e poi se ne sono aggiunti altri 6 e era dedicato al cardinale Ippolito d'Este, che come abbiamo visto era il suo mecenate. Le varie edizioni hanno lo scopo sia di lavorare sul contenuto che sulla lingua. Vi ricordate che la lingua è un problema essenziale in questo periodo perché gli intellettuali stanno cercando di capire quale lingua utilizzare in modo da essere capiti dal nord al sud della penisola. Quindi nelle varie edizioni Ludovico lavora allo stile e alla lingua per togliere tutti i termini legati all'Italia settentrionale oppure i termini legati al latino e li sostituisce con espressioni toscane. Vengono anche ampliati i contenuti, infatti dalla prima edizione che ne aveva 40 di canti si giunge a quella definitiva che ne ha 46. Ma qual è l'antefatto, cioè che cosa accade prima dell'Orlando Furioso? Prima dell'Orlando Furioso era stata scritta un'altra opera dal titolo L'Orlando Innamorato. L'autore dell'Orlando Innamorato era Matteo Maria Boiardo, che era un conte e anche un feudatario sempre della corte estense. Nella sua opera il protagonista è sempre Orlando, che è impegnato nella guerra contro i saraceni. Si innamora di Angelica, che era una bellissima principessa che veniva dalla Cina, il Katai, come veniva chiamata allora la Cina, e per lei trascura i suoi doveri di cavaliere cristiano. Dopo molte avventure e molti inseguimenti, il poema si conclude a Parigi, dove Carlo Magno si prepara a difendersi dagli attacchi dei saraceni e Angelica viene affidata ad un paladino che la deve custodire come premio da assegnare al cavaliere cristiano che ucciderà più saraceni nella battaglia che sta per iniziare.
L'Orlando innamorato non viene portato a conclusione a causa della morte dell'autore e Ariosto lo riprende e lo prosegue a modo suo. Quindi il protagonista della nostra opera, quindi dell'Orlando Furioso, è Orlando, che è un personaggio storico, come vi ricorderete. Era il nipote di Carlo Magno ed era un paladino, cioè un abitante del palazzo reale naturalmente. Orlando muore a Roncisvalle nel 778 mentre rientrava da una campagna militare che si era svolta in Spagna, che all'epoca era sotto i Saraceni. Questa vicenda modificata era narrata nella chanson de Roland che abbiamo studiato lo scorso anno. La trasformazione dell'eroe cristiano che era presente nella chanson de Roland avviene prima con Boiardo e poi con Ariosto. Orlando quindi da eroe diventa un uomo comune, un uomo innamorato che trascura per amore i propri doveri di guerriero e soprattutto di guerriero cristiano e finisce per impazzire di gelosia, da qui il titolo Furioso, la furia è legata proprio all'idea della pazzia, quando si rende conto che Angelica ama un altro. Allora, l'opera è ambientata in epoca medievale, ha una trama piuttosto complessa perché teniamo presente che aveva lo scopo di intrattenere la corte, quindi ovviamente più lunga era, più complessa era, più suspense si creava per le narrazioni successive, più successo aveva l'autore dell'opera stessa. Per questo all'interno di questa storia noi troveremo diversi filoni narrativi che seguono più personaggi che soltanto in alcune occasioni si incontrano e si riuniscono, ma che spesso vivono avventure parallele. Quindi per semplificare diciamo che ci sono tre nuclei narrativi principali. Il primo riguarda la guerra tra cristiani e saraceni. È una guerra che è inventata in questo caso, cioè non si rifà a nessun avvenimento storico. I saraceni o mori, come vengono anche chiamati nel poema, sono guidati dal re di Spagna che si chiamava Marsilio e dal re d'Africa Agramante. I mori assediano Parigi che viene difesa da Carlo Magno e dai suoi paladini. Dopo tanti duelli, dopo scontri, come è ovvio che sia, il conflitto si risolve a favore dei cristiani. Quindi questo è il primo motivo, il motivo della guerra, che non si basa, ripetiamolo, su nessuna realtà storica ed ha soltanto una funzione di sfondo. Poi l'altro nucleo narrativo è quello legato all'amore tra Orlando e Angelica. Ripetiamo che Angelica veniva dal Cathay, quella che oggi è la Cina. Orlando, spinto come molti altri paladini dall'amore per questa bellissima principessa, la segue e cerca di farla innamorare di sé. Diventerà folle di gelosia quando scoprirà su un tronco le iniziali intrecciate di Angelica e di Medoro, un altro cavaliere, e scoprirà quindi che la donna di cui è innamorato ama in realtà un altro. A questo punto perde il senno, la sua ragione, che come tutte le cose che si perdono sulla terra vola sulla luna, ed è sulla luna che andrà a riprenderla un altro paladino, Astolfo, che in groppa al suo ippogrifo arriverà sulla luna guidato da Giovanni Evangelista e qui prenderà una piccola fiala dove è contenuto il senno di Orlando e visto che c'era prende anche il suo perché un po' folle evidentemente era anche Astolfo. Ritorna sulla terra, lo fa inalare, lo fa respirare a Orlando e Orlando torna alla normalità. L'altro e ultimo nucleo narrativo è quello che riguarda il tema celebrativo o encomiastico. Abbiamo visto che Ludovico Ariosto dedica l'opera alla famiglia
Este, alla famiglia degli Estensi, e per celebrarne le origini le fa discendere dall'amore tra Ruggero e Bradamante. Ruggero era un cavaliere saraceno, Bradamante era invece un cavaliere cristiano, e dal loro amore nasceranno gli antenati della famiglia Estense, un po' come aveva fatto Virgilio con Ottaviano Augusto. Queste tematiche si intrecciano e si fondono. Quindi abbiamo un romanzo d'amore, ma anche un romanzo di guerra, e nello stesso tempo un'opera piuttosto leggera in cui lo stile è quello ironico tipico della letteratura rinascimentale. Gli eroi non vengono presi sul serio, gli eroi sono uomini comuni, dicevamo, quindi che hanno le stesse passioni di tutti noi, la gelosia, la vigliaccheria, la fedeltà e l'infedeltà, che vogliono essere amati e considerati, e che non sempre si comportano da eroi, come ci aveva insegnato invece la letteratura medievale. Quindi diciamo che la bravura di Ariosto è proprio questa, di utilizzare una materia già conosciuta e di renderla molto più moderna. Non ci sono personaggi buoni e cattivi, o solo buoni o solo cattivi. In ogni personaggio si mescolano i diversi piani. E questo rende tutto il poema molto vicino all'esperienza dell'uomo comune. Allora, per oggi la lezione è finita, ritorneremo sull'Orlando Furioso la prossima volta, Cleo permettendo, perché oggi era particolarmente vivace, quindi sentirete in sottofondo i suoi abbai, non solo, anche le ambulanze che passavano, quindi facciamo finta di essere stati insieme nella stessa stanza. Un buon pomeriggio a tutti e arrivederci alla prossima.